È sabato un giorno di silenzio, in attesa della grande veglia pasquale che inizierà di notte nel sabato sera, ed è la veglia pasquale nella quale si rivive il mistero della resurrezione del Signore che è vivo, del Signore che è il risorto. E grazie al risorto noi continuiamo a vivere la Pasqua, e la Pasqua è proprio questo momento in cui viviamo la presenza del Signore che continua nel tempo e nella storia. Il mistero pasquale è il cuore dell'anno liturgico, che poi altri abbiano trasformato la domenica in weekend, abbiano trasformato la Pasqua in Pasquetta. Queste sono cose che hanno un significato diverso, ma è anche giusto che la gente viva anche nei momenti di giovialità, momenti di gioia in famiglia, ma è tutta un'altra cosa. Noi sul piano spirituale viviamo la Pasqua, lasciando a chi invece vuole poi il giorno dopo Pasqua vivere in famiglia con gli amici, di fare un po' come è tradizione vivere il momento della Pasquetta, che comunque è un'altra cosa rispetto alla Pasqua. Spero che la Pasqua abbia per tutti il significato di questo passaggio, un passaggio dalla morte alla vita. Gesù è passato dalla morte alla vita. Noi già con il battesimo siamo stati rigenerati alla vita spirituale, siamo passati dalla morte alla vita, ma la Pasqua ci ricorda proprio questo: è possibile vincere il male, è possibile passare dal dolore alla pace, è possibile vincere quei momenti di difficoltà che incontriamo nella nostra vita. E soprattutto il più bel messaggio che ci viene da Pasqua, che la morte non è l'ultima parola scritta sulla nostra vita, che noi siamo con Gesù chiamati a risorgere a vita nuova. Auguri e buona Pasqua a tutti.